Cosa lega cinematografia e scuola? Apparentemente nulla, oppure così tanto da non poterlo ridurre in pochi secondi. Indubbiamente il cinema è il linguaggio contemporaneo, medium ecumenico, capace di ridurre gli ostacoli per la conoscenza di popoli e culture lontani. Vocazione ideale, quindi, quella del cinema per la prospettiva del progetto Obiettivo Zero Differenze, percorso formativo frutto di un'iniziativa della Confraternita Misericordia di Palagiano e realizzato con i fondi resi disponibili dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tra le molte attività previste, infatti, i progettisti hanno inserito anche un corso di cinematografia mirato alla scoperta delle correnti artistiche che hanno segnato la settima arte, alla sua evoluzione storica, alle tecniche e al ruolo dell'attore. Perché, da spettatori critici, anche un cinepanettone può riservare sorprese interessanti. Imperdibili le proiezioni di film storici, quindi, come Ladri di biciclette, capolavoro di De Sica, pietra miliare del neorealismo, sconosciuto alla vasta platea dei teenager ma basilare per buona parte del cinema attuale. Durante la visione, per gli studenti dell'Istituto De Ruggeri di Massafra, abbiamo chiesto al docente Gianluca Bianchi i dettagli del percorso formativo. Le prerogative che ci siamo prefissati, insomma, al raggiungimento di questo corso è quello di lasciare ai ragazzi un minimo, quantomeno, di conoscenza su quella che è la storia del cinema e quindi quelle che sono in generale le correnti che hanno attraversato la storia del cinema nel corso dei suoi oltre 100 anni di storia. Ovviamente, insieme alla prerogativa puramente storica, quello che speriamo di riuscire a ottenere con questo corso è quello di fornire quelli che sono gli elementi fondamentali, diciamo, di conoscenza della grammatica cinematografica e quindi imparare da una semplice idea, arrivare sino alla stesura vera e propria di una sceneggiatura. È quello che in fondo ci proponiamo e speriamo di riuscire a raggiungere per la fine del corso, che ricordiamo essere formata da 10 incontri, è quella poi di provare a far lavorare i ragazzi direttamente su una sorta di set ricreato di sana pianta, proprio per provare a farli cimentare direttamente con quella che poi è la pratica del mondo cinematografico. Durante un ideale intervallo, i referenti di Obiettivo Zero Differenze hanno consegnato agli studenti i gadget ufficiali del progetto, un modo per fissare il ricordo di questa esperienza che rappresenterà, certamente, un'occasione per riflettere sulle proprie potenzialità. Lisa, perché hai scelto questo corso? Perché è un interesse che mi porto da quando sono piccola e vorrei proseguire questo percorso anche dopo la fine del liceo. Quest'anno ho la maturità e quindi mi piacerebbe continuare a fare cinema anche in futuro. Come attrice, come sceneggiatrice? È ancora tutto da decidere. Diciamo sì.